Grazie per essere con noi, Emiliano Reali. Buonasera Emiliano. Buonasera, grazie a te per l'invito. Faccio anche un po' di scongiuri, insomma, sul collegamento, ma mi sembra che questo vada molto meglio. Allora, Emiliano Reali è, allora, io quando dico sta cosa giovane, poi mi dicono, ma io, cioè, quanti anni hai, Emiliano? Tra poco 46. Gliel'avevo detto pure l'altra volta, vedi che ne dimostra incredibile. Allora, questo è un romanzo veramente che sta avendo un successo, mi sembra, crescente. Come sempre, oggi abbiamo un po' studiato, siamo andati a vedere. È un romanzo particolare, si chiama Bambi, si intitola, ed è, vedi, abbiamo scritto mutuandolo da altri articoli, ne hanno scritto quasi tutti, insomma, ho letto un bellissimo articolo anche sul Corriere della Sera, di trasformazione. Emiliano, chi è Bambi e che cosa fa? Allora, Bambi è la protagonista del mio romanzo, quindi è nata ormai nel lontano 2009, perché il libro Bambi, storia di una metamorfosi, è una nuova edizione per Avagliano che raccoglie tre miei romanzi pubblicati nel corso degli ultimi anni. E Bambi, questa protagonista, non è altro che la persona che Giacomo ha sempre sentito di avere dentro di sé, ma che non aveva il coraggio di far uscire. Quindi, quando tu definisci il romanzo come un romanzo particolare, io lo dico in termini un pochino più chiari: è un romanzo che parla di tematiche quali l'identità di genere e l'orientamento sessuale. Quindi Giacomo si trasferisce da Bassano del Grappa insieme alla sua ragazza a Roma, e proprio quando sarà a Roma lui scoprirà che dentro di sé c'è una Bambi che vuole uscire. Quindi cerca di dare ascolto a questo suo lato femminile che ha sempre oppresso, che ha sempre, diciamo così, cercato di tenere chiuso nell'armadio per poter vivere quella che è la vita che realmente sente appartenergli. Però ci terrei anche a dire che il romanzo è un romanzo estremamente corale, quindi ci sono tantissimi altri personaggi eterosessuali, omosessuali, quindi credo che il punto di forza di questo romanzo sia proprio che dà voce a tantissimi di noi, e le persone negli anni si sono riviste tra le pagine, e questo credo che sia veramente il punto di forza che gli sta permettendo di avere una vita così lunga, perché il primo libro uscì nel 2009, poi una nuova edizione nel 2015. Un seguito nel 2017 e adesso questa edizione completa in un unico volume nel 2022. Quindi diciamo che Bambi ha ancora tante cose da dire. Senza spoilerare la trama, no? Come si conviene, però ecco, è ambientato a Roma perché poi in questa doppia vita, seconda vita da trans, no? Incontra Pigneto, mi pare, che altre zone, no? E poi racconti la clientela, diciamo così, con un Sì, piccolo tocco di ipocrisia, oltre che di omofobia. assolutamente. Allora, il romanzo è ambientato, diciamo, per la maggior parte, almeno per il primo capitolo, la prima parte della trilogia, a Roma, tra Roma e Bassano del Grappa. A Roma si sviluppa tra le terme di Caracalla, il centro di Roma, la Gay Street, ovvero via San Giovanni Laterano. Poi nel secondo e terzo capitolo del romanzo ci si sposta anche a livello geografico, quindi una parte del romanzo si svilupperà a Milano, un'altra parte si svilupperà in Campania, nella regione Campania, quindi diciamo che è un romanzo che permette di viaggiare anche a livello geografico. Per quanto riguarda la clientela e l'ipocrisia, hai usato un termine che è veramente adeguato, perché io per scrivere questo romanzo ho vissuto per quasi un anno con delle persone Ecco, questo, transessuali, alcune di loro. attenzione, questa è una cosa molto, diventa un libro verità, no? Perché Emiliano Reali non è sempre stato solo sulla fantasia o sull'esperienza personale, No. bensì. Ho vissuto per quasi un anno con delle persone transessuali H24. Alcune di loro si prostituivano, talune volte io addirittura rispondevo al telefono facendo la voce in falsetto e contrattando i prezzi con i clienti e contrattando anche le prestazioni. E devo dire che la maggior parte dei clienti delle persone transessuali sono quegli uomini, quei ragazzi che si dichiarano e si professano in maniera ostentata come eterosessuali. Gli stessi che magari se vedono due ragazzetti per mano gli urlano brutte parole come brutti froci. Perché chi è che va con la persona transessuale al 90%, il 90% delle Lo volte? stesso che poi tu dici di giorno o comunque da un'altra parte, poi è il primo magari a gridare lo scandalo, addirittura a ditare, addirittura, quindi altro che moralismo, qui c'è proprio, no? Penso un punto focale della,
della verità, poi, insomma, Sì, che. loro sono delle persone che reprimono una parte, un'attrazione latente che hanno per l'uomo, loro la reprimono dentro di sé, l'aggrediscono quando la vedono negli altri, però la prima cosa che ti chiedono, che chiedono alla persona transessuale quando vogliono fissare un appuntamento, è le chiedono sei attiva, sei dotata? Quindi il fatto è proprio questo, vanno con una persona transessuale perché questa può dargli quello che loro desiderano, ma avendo un aspetto femminile, loro si sentono rassicurati nella loro mascolinità. C'è stata anche una presentazione, ce ne saranno tante, facciamo davvero i migliori auguri a Milano Reale, anche al Circolo Mario Mieli, no? Mi pare. E dicevo, molta attenzione, no? Lo dico oltre magari la tua modestia, ma ti ha colpito questo? Cioè ti sta colpendo qualcosa in particolare? Te lo aspettavi? Devo dire che dopo 2 anni e mezzo di stop con la pandemia, in cui non si poteva presentare in presenza, scusate il gioco di parole, per me tornare a girare l'Italia con un romanzo è stato veramente un regalo grandissimo, del quale sono riconoscente a Bambi. Partendo dal Salone del Libro di Torino, passando per Monza, poi per Perugia, poi per Roma. Adesso ho già un settembre pienissimo in varie località italiane, quindi devo dire che sì, il riscontro che sto avendo mi stupisce e mi rende felice, perché io in tanti anni di attività ho imparato che niente va dato mai per scontato. Prima di una presentazione tu non sai mai quante persone verranno e quante copie di libro venderai, e quindi ogni volta c'è questo grande punto interrogativo, questa ansia da risultato e da prestazione, però diciamo che fino adesso Bambi se la sta cavando benone. Allora, ti faccio un'ultima domanda, ma è molto importante, evidentemente, sempre dall'esperienza di Milano Reali, quindi molto di te o poco nel libro, c'è il tuo vissuto, ci sono i tuoi amici, no? Immagino, quindi, no? Allora, in base a questo, Allora, la domanda è su Roma, no? Non ci allarghiamo, qui ci ridimensioniamo. Quanta omofobia c'è a Roma, secondo te, se c'è, se ce n'è molta, e dove? Si riscontra, perché è chiaro che adesso chi ci segue dirà: ma come, non è vero, questa è una città aperta, il Gay Pride, eccetera, eccetera, però ci interessa questo punto di vista. molte persone, anche quando è stato affossato il DDL Zan, no? È stato affossato con delle vergognose urla, fischi e battiti di mano, neanche fossimo allo stadio. È stata una cosa gravissima perché delle persone che dovrebbero tutelarci, che dovrebbero rappresentarci, hanno gettato la maschera e dimostrato dei limiti a livello culturale, a livello di mentalità che hanno e che possono pregiudicare poi la vita di molte persone. Quando molte persone dicono che l'omofobia non esiste, che le aggressioni non ci sono, io li invito a leggere i fatti di cronaca, a cercare, a documentarsi, perché ancora sono frequentissimi questi avvenimenti. A me viene da pensare, per esempio, qualche mese fa quel ragazzo, credo in Calabria, che aveva legato una bandana arcobaleno al suo zaino, al suo zainetto, e lo zio lo ha massacrato di botte perché diceva che un membro della famiglia non doveva avere nulla di arcobaleno che potesse quindi incrinarne la rispettabilità. O mi viene in mente, per Terribile, esempio, però a Roma, nella nostra città aperta, si è sempre a Roma detto. Andrea succede ancora. A Roma succede, a Roma se tu vai in giro per mano puoi essere guardato male, possono offenderti, se rispondi rischi di essere aggredito. E alcune volte vieni aggredito anche se non rispondi alle Questo stiamo provocazioni parlando perché naturalmente di omosessuali, di lesbiche, di persone sì, diverse, tra assolutamente. virgolette, quindi è come dire, se voi vi adeguate, no, ci si adegua, allora vivi bene, altrimenti se ti prendi qualche libertà in più, dietro l'angolo può esserci qualcuno che. Ecco, veramente questo. Dispiace sentirlo, voglio. Prego. Sì, adeguarsi in questo caso vuol dire limitarsi, no? Vuol dire non Limitarsi, sentirsi certo, è sereno chiaro, è nel chiaro. sereno Adesso. nella quotidianità. Scusa se uso parole a volte, ma hai fatto bene, certo, adeguarsi a che? A limitarsi, All'ignoranza. certo, all'ignoranza. E infine, in una recensione, mi pare hai avuto l'acclamazione, bellissimo questo, di, io non sono così, non lo conosco, però ho letto che Edmund White ha detto questo è uno dei migliori romanzi a tematica transessuale. Ecco, è un grande riconoscimento, perché? Sì, Edmund White è uno scrittore fantastico. Io sono cresciuto con i suoi libri, sono cresciuto nutrendomi della sua letteratura insieme a quella di Gore Vidal. È uno dei mostri sacri americani che ancora è in vita. Quindi, quando lui ho scoperto che ha letto il mio libro e ha avuto parole così lusinghiere, è stata veramente una gioia, un riconoscimento che mi ha ripagato di tanta fatica, della fatica che
si fa negli anni, che si fa in un paese come l'Italia, dove la cultura spesso viene delegata in un angolo e non c'è apertura, non ci sono fondi, non c'è sponsorizzazioni. Quindi molto spesso le gratificazioni a me arrivano da lontano, no? Come quella di Edmond White, come quando hanno tradotto dei miei libri all'estero e sono andato a presentarli alla New York University, o è uscito per esempio il primo libro della trilogia di Bambi in Spagna e Messico. Diciamo che sono quelle pillole di riconoscimento che sono veramente tanto concentrate, hanno un valore così grande che poi ti permettono di continuare a credere in quello che fai e a batterti per farlo bene nella maniera giusta senza compromessi. Complimenti e perdona l'ignoranza, Emiliano Reali, la mia naturalmente in questo caso. Complimenti, grazie per essere stato a Roma di sera e al prossimo collegamento, speriamo, no? Quando sarà Grazie ancora. Andrea, grazie a te, telespettatori.